Vediamo adesso le definizioni operative del tempo, della lunghezza e della massa. Storicamente, già in età antica, venne utilizzata la regolarità del moto della Terra intorno al Sole e la rotazione della Terra su se stessa per definire gli intervalli di tempo. Infatti, la Terra compie dei moti periodici che sono la rotazione intorno al proprio asse, che distingue la durata del giorno, e la rotazione della Terra intorno al Sole che avviene in un anno. Inoltre ogni 28 giorni si completa il ciclo lunare che comprende quattro fasi lunari, ciascuna separata da una settimana dall'altra. Però questi moti periodici naturali non sono perfettamente regolari. Perciò in età moderna poi sono state riviste le definizioni degli intervalli di tempo utilizzando la fisica atomica e la fisica nucleare. Dunque è stato ridefinito il secondo, che anticamente era definito come un 3600esimo di ora, l'ora era un 24esimo della durata del giorno e il giorno un 365esimo della durata dell'anno. Adesso invece il secondo è definito in un modo molto tecnico come l'intervallo di tempo impiegato da un'onda elettromagnetica emessa da atomi di cesio per compiere 9 miliardi e passa oscillazioni. Sono comunque rimasti multipli e i sottomultipli del secondo. Il microsecondo, milionesimo di secondo, il millisecondo, cioè il millesimo di secondo, il minuto si indica con min, sono 60 secondi, l'ora 3600 secondi, il giorno si ottiene moltiplicando 24 ore per 3600 secondi che stanno in ogni ora, viene fuori questo numero, 86.400 secondi, e poi l'anno che è fatto di 365 giorni, e un quarto approssimativamente. Passiamo all'unità di misura. Il metro, l'unità di misura della lunghezza. Inizialmente il metro fu definito utilizzando le dimensioni della Terra. Il raggio della Terra è circa 6.400 km e ciascun meridiano, questi sono i meridiani, è lungo circa 40.000 km, cioè 40 milioni di metri. Allora inizialmente il metro fu definito come un 40 milionesimo, di un meridiano terrestre. Anche questa definizione però non andò più bene a un certo punto perché la Terra non è una sfera perfetta e poi i meridiani non sono lunghi esattamente 40 milioni di metri, quindi si passò anche in questo caso a una definizione più tecnica. Il metro è la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un intervallo di tempo di un praticamente 300 milionesimo di secondo. Questo perché vedremo che la luce viaggia a una velocità di circa 300.000 km al secondo, cioè 300 milioni di metri al secondo, e questo valore è invariabile secondo la teoria della relatività di Einstein. Quindi è stata usata la velocità della luce nel vuoto come valore costante da cui derivare il metro come distanza percorsa dalla luce nel vuoto in circa un 300 milionesimo di secondo. Qui Amaldi spiega quello che abbiamo detto ora, cioè la velocità della luce nel vuoto è una costante, un invariante. Anche il metro ha i suoi multipli e sottomultipli, come abbiamo visto prima per il secondo. L'unità di misura della massa invece è il chilogrammo, definito come la massa di un particolare cilindro metallico di platino iridio che si trova a Parigi. È un piccolo cilindro di 3,9 cm di diametro e di altezza. In pratica però anche il chilogrammo inizialmente fu definito in un modo più pratico perché era praticamente la massa di un litro d'acqua. Comunque questo campione di chilogrammo metallico è stato scelto apposta per essere praticamente uguale alla massa di un litro d'acqua distillata. E questi sono i multipli e i sottomultipli del chilogrammo, cioè la tonnellata che sono 10 alla 3 kg e così via gli altri più comunemente utilizzati.